sì, adesso io Thank you.
Buonasera a tutti, siamo qui alla Ligubbio in questa occasione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la sezione di Gubbio del Capitano Ernesto Cabruna. E questa è l'occasione per poter fare un gemellaggio con questa associazione, un gemellaggio tra associazioni, una cosa veramente sentita, anche perché a Gubbio, come sapete, le associazioni invece che unirsi tendono a dividersi, no? E noi invece questa volta abbiamo fatto proprio il contrario. Cerchiamo di unirci e di unirci, di mettere in piedi gli stessi sforzi per un bene comune, per qualsiasi cosa possa servire alla comunità. Quindi l'Associazione Carabinieri già opera in campo sia regionale che nazionale per diversi scopi di protezione civile e quant'altro loro riescono a mettere in campo con la loro esperienza. Noi dal canto nostro abbiamo dato sempre nella nostra associazione un supporto a qualunque associazione, forza armata o corpi armati dello Stato che abbiano voluto il nostro supporto per una ricognizione aerea, per una ricerca sul territorio di qualsiasi persona, oppure anche per poter vedere e valutare delle cose che dall'alto sono sicuramente più visibili che non da terra. Questa è stata una bellissima occasione, oggi ci siamo riuniti, abbiamo fatto dei voli in comune grazie ad alcuni amici, nostri soci che contemporaneamente sono anche soci dell'Associazione dei Carabinieri. Scusate il gioco di parole, però è così, mi riferisco a Fausto Paciotti. E praticamente queste sinergie che si uniranno e spero che potranno anche in un futuro fare delle cose che possano essere, come dicevo prima, di comune utilità. Grazie, grazie Presidente, ti passo il microfono. Va bene, grazie, grazie a lei che ci ha ospitato in questa associazione della Ligubbio. No, io volevo dire due cose, ma qui un po'. Vabbè, io cogliamo l'occasione di onorare questo gemellaggio tra l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Ligubbio, iniziando tutto come presidente dell'Associazione Carabinieri di Gubbio, Giampiero Giulieri, non so se mi conoscono, sì. Rivolgo un ringraziamento particolare a voi tutti, soci della Ligubbio, che ci avete ospitato per l'occasione. Nessuno me lo voglia, se cito il colonnello Euro Vinti, qui presente, in quanto con lui sono state pensate appunto delle fasi organizzative. Cioè, come è nato questo evento? Questo è nato evento è perché c'è uno scopo, diciamo. È nato il fatto che la nostra sezione ANC, intitolata la Medaglia d'Oro a Valore Militare al Capitano Ernesto Cabruna, è uno dei primi piloti dell'arma dei carabinieri nella guerra 15-18, sì. Quindi è un eroe. Lo stesso da prima brigadiere, poi maresciallo, con i suoi interventi prima come osservatore, poi come pilota, riuscì una volta delle varie operazioni di guerra lungo il Piave, nelle vicinanze del confine austriaco, a combattere solitario contro bombardieri ed altri 11 aerei, abbattendo il capo scorta e fare in modo da fare desistere il nemico nella sua azione. Quindi ha fatto un'opera veramente eccezionale. Questa operazione significò per lui la nomina a capitano, poi promosso a capitano, con l'onorificenza di cui sopra, no? Premetto che questa da me citata è solo una delle avventure del nostro valoroso pilota. Per approfondire ci vorrebbe diverso tempo, perché ne ha fatte altre. Ma quello che a noi interessa più di capire perché questa sera siamo qui. L'evento del nostro nucleo, un appartenente anche al nostro sodalizio, ovvero Fausto Paciotti, che fa parte appunto dell'Associazione Carabinieri e anche della Protezione Civile, c'è scritto, è un momento conviviale, abbiamo deciso perché non fare un gemellaggio. Quindi va bene, per poter significare di questo di collaborazione futura nell'aiuto della comunità ad intervenire, osservazioni e territorio, a richiesta dell'arma in servizio, quanti altri, e anche della Protezione Civile, per magari smarrimento di persone, possiamo chiamarvi, insomma, se ci dà questo aiuto. Ecco. Questa collaborazione è fondamentale perché i nostri principi e dei vostri
vanno nella stessa direzione, sento ambedue portati alla solidarietà e rispetto dell'aiuto del prossimo. Auspico grandissimo per noi e voi che questo momento rimanga sempre vivo come adesso, complimentandosi con la vostra organizzazione, ed in grazie infinito da me come Presidente, ma da tutto il Consiglio della Sezione, Nucleo di Volontariato e Protezione Civile. Grazie a Ligubbio, grazie alla vostra professionalità. Grazie Presidente. Ecco, vorrei aggiungere che noi abbiamo un ricordo per la Ligubbio, un simbolo nostro, che è la nostra fiamma, che non si dovrebbe spengere mai. È un po' dura perché sta incartata bene, perché c'è robe, è ceramica. Comunque questa è una fiamma, mettiamo per terra, la nostra fiamma d'argento, con la Repubblica Italiana. Dietro ci abbiamo scritto Gubbio, Associazione Carabinieri, quindi la mettete nel suo ufficio, ricordo per tutti. Grazie, quanti voi. Grazie, va bene? Grazie, grazie, grazie. Io a questo punto mi permetto a nome della Ligubbio e mio personale di fare un piccolo presente e di far diventare il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la sezione, un nostro pilota onorario. Quindi lo vorrei insignire dell'Aquila, se mi permettete. Certo, certo, grazie. Anche, mi mancava questa, questa molto volentieri, anche se può, per me si, ma, si può portare, va bene, va bene, grazie, grazie, grazie. Io, allora, espletate le formalità di rito, nella quale noi in qualità dei due presidenti dell'associazione firmeremo le pergamene che gentilmente avete portato, ci avete fatto onore di questo, come sanciremo questo gemellaggio ufficialmente. Dopodiché vorrei, se me lo consentite, premiare tre dei nostri piloti, due sono assenti, che hanno conseguito l'attestato VDS. Quindi vorrei cogliere l'occasione di questa cerimonia per poterveli presentare e quindi fargli dono di quest'Aquila che si sono ampiamente meritati. D'accordo. Poi alla fine. Vai. Ok, a fianco a me c'è il vicepresidente, il comandante Paoloni, e l'altro istruttore, il professor Giuseppe Cardoni. E praticamente adesso noi daremo questa aquiletta di primo brevetto dell'attestato VDS Volamotore a tre nostri allievi frequentatori che hanno conseguito questi giorni l'attestato. Paolo Paoloni lo darà a Daniele Castellani. Daniele. Vieni che sarai investito della tua aquiletta. Complimenti e auguri. Senta, bisogna tirarla adesso. La maglietta sotto? Sì, si infila. Togli così. Così. Bene, applauso. Il professor Giuseppe Cardoni, altro istruttore, consegnerà a Filippo Gambuti, dottor Filippo Gambuti. Complimenti e buoni voli. Adesso lo bucalo perché porta bene. Speriamo che incada in mezzo all'erba. Se ne facciamo finta che no.
mi trova dopo senza occhiali. No, non temo per Filippo, che sennò diventa più complicato. Bravo, posto, applauso. Che sia posto. Di nuovo. E io ho l'onore di darlo a uno dei più anziani, al mio amico Mancini. Vieni Mancini. Allora, la cerimonia per noi è conclusa. Adesso non lo so, Presidente. L'ultima parola aspetta a te. Ringrazio a te e tutti quanti i piloti dell'Ali Gubbio. Grazie a voi. E tutto il pubblico che è qui è presente. Va bene? Grazie a tutti.